Il campionato di Serie D Girone F ad un passo dalla conclusione, mancano appena due giornate di gare, compresa quella di oggi e quella che chiuderà ufficialmente la stagione nel prossimo fine settimana. Ultimo confronto casalingo per la San Giustese, avversario di turno il Francavilla. I calzatorieri nel prossimo ultimo turno se la vedranno con la Lagnonese. Rosso-blu in campo con quanto di meglio passa il convento, al momento con il chiaro intento di salutare la tifoseria nel migliore dei modi. Partita affidata alla direzione arbitrale di Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa, assistito da Steven Zanette della sezione di Conegliano e Pierpaolo Citerio della sezione di Verona. C'è voglia di battersi da parte delle due squadre e lo dimostrano sin dalle battute iniziali del confronto. C'è poco lavoro per gli opposti numero uno. Squadre schierate con assetti tattici quanto mai scontati, spalle coperte ed attacchi attraverso rapidi contropiedi costruiti soprattutto nelle corsie esterne. Tanto movimento, ma di tiri in porta da chiamarsi tali non se ne registrano, anche se Francavilla in completo bianco per l'occasione cerca di movimentare il gioco. Scatta al 12° il primo giallo di giornata nei confronti di Mele. Cresce la San Giustese e al 15° il rossoblu con un diagonale davvero velenoso firmato da Chedira si regalano il vantaggio. La replica del Francavilla al vantaggio dei padroni di casa si evidenzia con tanto fraseggio, ma di tiri in porta veri e propri non se ne registrano e Chiodini, per l'occasione capitano dei rossoblu, non deve svolgere un gran lavoro. Aumenta il pressing della San Giustese al 17° ad un passo dal raddoppio con Chedira, ancora protagonista in assoluto. 42° rosso per Camillucci, rigore in favore del Francavilla trasformato da Palumbo. Squadre che concludono la prima frazione di gioco in parità, risultato fedele espressione di quanto hanno proposto le due squadre. Tanto fraseggio ma pochi, lo ripetiamo, tiri in porta tali da creare problemi agli opposti numeri 1. Squadre rientrate per disputare la seconda frazione di gioco con gli stessi assetti tattici. Al terzo, nella prima mischia in area rossoblu, ecco il rigore in favore del Francavilla che Banegas trasforma con un tiro potente che non lascia scampo a Chiodini. Ed il Francavilla si regala il vantaggio 2-1. Al 12° inizia il valzer delle sostituzioni. Senigallesi richiama Sant'Agata per mandare sul terreno di gioco Angelillo. Iervese richiama Mele per mandare in campo Mancini. Un paio di minuti dopo, ecco, esce anche Scognamiglio per far posto a Patrizzi. Al 22° dentro l'inossidabile De Reggi. Brutto fallo al 25°, quello subito dal Calamita, ma l'arbitro non interviene. Timide proteste in casa rossoblù. Le squadre si allungano, la San Giustese prova a risalire la china, ma il Francavilla controlla con sufficiente autorità. Chiodini al 33° nega il gol a Banegas. Al 40° calcio di punizione in favore del Francavilla, che non regala nulla. La partita si conclude con il successo degli abruzzesi, che sperano di poter capitalizzare. La San Giustese ha salutato il suo pubblico con una sconfitta. Mauro Chiodini, numero uno della San Giustese. Mauro, oggi l'ultimo applauso della stagione l'hai preso proprio tu. Sì, era rivolto a me, ma secondo me era in generale alla squadra e a tutti quelli che sono scesi in campo, perché oggi abbiamo dato l'ennesima conferma che nonostante eravamo sotto due rigori subiti, abbiamo dato tutto, non volevamo perdere fino alla fine. Mi sono sganciato pure io perché non ci tenevo, questo è stato un po' l'analisi di tutto il campionato, quindi sono contento, ringrazio anche i tifosi di questo applauso perché anche loro hanno apprezzato il nostro lavoro di quest'anno. Quindi una stagione in positivo? Molto più che positiva, diciamo che ci abbiamo creduto fino ad oggi a stare aggrappati ai playoff, che era un sogno, poi abbiamo visto la partita di oggi dove abbiamo dominato il primo tempo, un episodio ha cambiato proprio tutto, ha cambiato la partita, rigore, espulsione e nonostante tutto fino alla fine, perché ancora una vittoria ci lasciava aggrappati ai playoff. È una stagione molto positiva. Stefano Senigallesi, tecnico della San Giustese. Ultima partita di campionato in casa, una sconfitta che forse non meritavate. Credo più di forse questa volta. Io cerco di essere sempre obiettivo, credo che vi siate accorti e questa volta non meritavamo. Considerando soprattutto tutto quello che avevamo profuso all'interno del primo tempo quando eravamo 11 contro 11. Poi purtroppo all'ultimo minuto del primo tempo un episodio, una casualità ha invertito l'ordine dei fattori,
ci ha messo in una grande difficoltà, però nonostante in 10 per 45 minuti abbiamo continuato ad attaccare, continuato a giocare e la squadra non meritava la sconfitta. Il futuro? Il futuro adesso intanto c'è Agnone e quella è la cosa più importante e dobbiamo onorare comunque il campionato e quindi ci preoccuperemo di Agnone, poi dopo si parlerà di tutto. Pierluigi Iervese, tecnico del Francavilla Calcio. Mister, una bella vittoria qui a Monte San Giusto, campo sicuramente non facile. Assolutamente no, faccio i complimenti al mister della San Giustese perché ha dimostrato anche oggi di avere un'ottima squadra e di giocare un ottimo calcio. Sapevamo che era molto difficile, ma io ho chiesto ai miei ragazzi assolutamente un riscatto dopo la partita di domenica contro la Vispesaro. Volevamo giocarci i playoff fino all'ultima giornata, peccato per i risultati, ma sono molto contento per la mia squadra perché anche oggi ha fatto un'ottima partita con una squadra forte. E soprattutto gran fraseggio. Sì, sì, ma sono contento perché quest'anno credo che, io penso che insieme alla San Giustese, che è una squadra che stimo tantissimo, abbiamo fatto noi delle ottime prestazioni, soprattutto fuori casa, e quando incontriamo campi così belli riusciamo a giocare un ottimo calcio e di questo ne sono contento perché per noi era la base.